Benvenuti a Lezione con Sento che Posso, nella playlist dedicata alle lezioni di psicologia della comunicazione. Se non l'hai ancora fatto, ti invito ad iscriverti al canale e cliccare sulla campanella in modo da restare sempre aggiornata e aggiornato sui video che verranno pubblicati. Ti invito inoltre a seguire Sento che Posso su Facebook, Instagram, Twitter, dove ogni giorno vengono pubblicati contenuti sul metodo di studio, sull'imparare ad imparare, sull'orientamento, sui rapporti scuola-famiglia. In questo video continuiamo a parlare di comunicazione non verbale e in particolare parliamo di aptica. L'aptica riguarda tutte quelle azioni di contatto corporeo nei confronti degli altri. Nell'ambito dell'aptica si è soliti distinguere tra sequenze di contatto reciproco dai cosiddetti contatti individuali. Le sequenze di contatto reciproco sono formate da due o più azioni di contatto compiute in modo reciproco nel corso della medesima interazione. Questa ripetizione dell'azione del toccarsi comporta una condivisione del suo significato e svolge una funzione di supporto affettivo all'interno di una relazione simmetrica di parità, una sequenza tipo ping pong. Il contatto individuale invece è unidirezionale ed è rivolto da un soggetto ad un altro. Per entrambi questi tipi di contatto ci sono regioni del corpo non vulnerabili, come le mani, le braccia, le spalle e la parte superiore della schiena, e possono essere toccate anche da estranee. Per contro ci sono delle regioni cosiddette vulnerabili e di norma sono toccate soltanto da poche persone. Possono essere intimi o specialisti. Il toccare un altro è un atto comunicativo non verbale e primario che influenza la natura e la qualità della relazione e che esprime diversi atteggiamenti interpersonali. Pensate ai rapporti amorosi. Gli studi ci dicono che non esistono differenze di genere tra uomini e donne nella quantità globale dei contatti corporei, ma aggiungono anche che sono gli uomini ad iniziare ad avviare il primo contatto fisico. Alle donne, infatti, piace essere toccate di più che agli uomini e il contatto svolge una funzione fondamentale per sviluppare un rapporto di intimità. Allo stesso modo, il toccare l'altro serve a manifestare un rapporto affettivo positivo in termini di supporto, di appartenenza, di apprezzamento, di affiliazione, spesso anche in modo giocoso. C'è un legame molto forte tra il contatto corporeo e gli aspetti della dominanza e del potere. Infatti, il contatto può comunicare dominanza e potere. Le persone che occupano posizioni sociali dominanti hanno la libertà di toccare coloro che sono in posizione con minor potere, ma non viceversa. Il contatto può manifestare incoraggiamento, approvazione, incitamento o rimprovero scherzoso. Faccio un esempio che sarà capitato a chiunque. Pensate un rapporto tra un insegnante e un allievo. Non ci sarebbe nulla di così sconvolgente o di strano qualora un insegnante, avvicinandosi ad un allievo, gli posi una mano sulla spalla per incoraggiarlo, per approvare quello che sta facendo durante il compito. Sarebbe molto strano e vissuto come anomalo un atteggiamento esattamente ribaltato. Sarebbe molto strano che un allievo, avvicinandosi ad un docente seduto ad una cattedra, gli posasse una mano sulla spalla. Il contatto fisico può essere regolato anche da rituali che gli attribuiscono uno specifico significato legato al contesto d'uso e ovviamente anche alla cultura. Pensate al contatto legato a saluti di benvenuto o di commiato, a congratulazioni o a cerimonie laiche o religiose. Quali sono gli effetti del contatto? Beh, la persona che tocca generalmente è ritenuta cordiale, disponibile, estroversa e gli studi dicono che di norma suscita simpatia. Sembra favorire forme di accondiscendenza e di empatia.
Se invece è percepito come invasione, sopruso e violenza, il contatto corporeo può suscitare reazioni negative di fastidio e di irritazione. Ci sono, come abbiamo già anticipato, delle forti differenze culturali. Infatti abbiamo le cosiddette culture del contatto, la cultura araba e latina, ne sono un esempio, e le culture del non contatto, le culture nordiche, le culture giapponesi o indiane. Va detto e sottolineato che il contatto corporeo in generale, tuttavia, resta sempre un atto comunicativo ambiguo, soggetto quindi a processi di significazione e di interpretazione. Ti ringrazio per l'attenzione che mi hai dedicato, ti invito a iscriverti al canale e cliccare sulla campanella per essere sempre aggiornata e aggiornato sui video che verranno pubblicati e continua a seguirmi. Ciao!